Letteralmente Radio by Yoga Network, www.letteralmente.info. Scrivici Radio Yoga Network @gmail.com. Buon ascolto. Bastian Contrario. Arnold Knights a Bastian Contrario. Salute a tutti voi anche oggi. Ellie the Worst è ancora qui un pochino con voi per farvi compagnia. Oggi stavo riflettendo su questo tempo così dilatato, così sospeso, così in un certo senso magico. Non ci sono orari che ci rincorrono, non abbiamo cartellini da timbrare, non abbiamo l'orario del pranzo e della cena sul quale essere fiscale, non abbiamo un orario di sveglia, un orario in cui andare a letto. Abbiamo il tempo che vogliamo per dedicarci alle cose in modo più completo, in modo più esaustivo. E succede così, almeno per quanto mi riguarda, che questo tempo mi piace dedicarlo alle persone. Ho deciso così di stilare una bella lista con tutti i nominativi delle persone che mi sono care. Quelle persone che magari da tanto tempo che si hanno nel cuore e con le quali si vorrebbe fare quattro chiacchiere, ma vuoi mai? C'è da far la cena, c'è da andare a prendere le bambine all'asilo, c'è da andare, che ne so, noi donne magari dall'estetista o dalla parrucchiera. Con me, poverini parrucchieri estetisti, non ce la cavano molto, ma facciamo finta che. E comunque, insomma, ci sono tutti gli impegni quotidiani e c'è sempre da correre. C'è sempre da grattare con le unghie un minuto per fare qualcosa in più o per dedicarsi a qualcosa in più. Ecco, questo problema adesso non c'è. Per cui proprio mi sono messa lì a tavola, mi sono seduta con la mia bella penna, quella che preferisco, quella che utilizzo quando devo fare qualcosa di dedicato con sentimento. È una penna dorata che scrive color oro e qualche volta l'alterno con quella verde con i brillantini. In realtà non significa nulla, non è diverso che scriverlo con una penna blu, però in cuor mio in quel momento lì io sto dando ancora più valore alle persone e alle cose che sto facendo. Quando scrivo con quelle penne lì c'è un sentimento diverso nel mio cuore, nel rapportarmi con l'azione che sto facendo. Quindi dicevo, stavo facendo questa bella lista tutta dorata, quindi anche lucente, luminosa per suo conto, e mettevo giù i nomi uno dopo l'altro e mi sembrava sempre di essere arrivata in fondo alla lista, ma vuoi mai che quando arrivavo in fondo arrivava fuori un altro nome, dalla memoria saltava fuori quasi come un folletto un viso, uno sguardo, un sorriso, una parola detta chissà quando. E comunque insomma questa lista, vi devo dire la verità, proprio si è allungata quasi a dismisura. E comunque ho iniziato uno dopo l'altro a comporre questi numeri, a cercare questi nominativi nel cellulare. Qualcuno ha dovuto anche addirittura andare a cercarlo presso altre persone perché nel tempo i numeri erano cambiati, i contatti erano finiti, insomma c'è stata anche una ricerca per arrivare a queste persone. E poi abbiamo cominciato queste telefonate, magari anche con persone che vedo e che sento con meno distanza di tempo, anzi, però le telefonate hanno un altro gusto. Prima c'era quel ciao, come stai, tutto bene, sì, che piacere sentirti, le cose proprio dell'ultimo momento, le notizie quelle quasi estemporanee che magari saltavano dalle ultime informazioni a quelle attuali anche di un paio d'anni, sai com'è? E invece così ci siamo messi a chiacchierare proprio, beh, come stai, cosa stai facendo, ma che hai visto, che hai sentito, ma ti ricordi quella volta, ti ricordi quell'altra volta, ma tu lo sapevi che mi era successa quella cosa? Ed è tutto come un riconoscersi, cioè proprio conoscersi una seconda volta, trovarsi di nuovo, iniziare un percorso che prima non c'era. E succede così che ti racconti tanti aneddoti, ti racconti molte cose che riguardano la tua vita personale, la tua vita privata, ma tante cose proprio sono momenti, sono come delle polaroid, sono come degli istanti, anche quelli sospesi, che rimangono proprio nella memoria, fissi, immagini più che momenti. E allora c'è il primo incontro, magari con il fidanzatino della tua amica a cui tu eri presente, oppure c'è la prima volta che hai preso in braccio il nipotino, oppure c'è quella volta che il fratellino ha fatto la pipì in braccio alla sorellina più grande, oppure c'è la prima volta che è stata fatta quella torta così complicata per la quale ti mancava l'ingrediente, non sapevi più cosa mettere. E una delle cose però che mi ha colpito è che poco o tanto, in quasi tutti i racconti, o meglio, dalla voce di quasi tutti i contatti con cui ho parlato, è venuta fuori una cosa che credo che ci accomuni tutti e che in qualche modo possa anche esorcizzare quella paura fondamentale che è la paura della morte, che bene o male ci portiamo dietro tutti.
Insomma, quello che voglio dire è che quasi tutte le persone con cui ho parlato hanno avuto modo di raccontarmi più di qualche episodio in cui la loro vita si è salvata in maniera che possiamo definire miracolosa. La macchina che ha sterzato giusto quell'istante prima che l'altra potesse andare a sbattere in maniera rovinosa addosso. Oppure quella volta che è caduto il phon dentro la vasca da bagno ma era appena uscita dalla stanza. Oppure quell'altra volta che ha preso fuoco la cucina e però era vicina alla porta per poter scappare fuori. Quell'altra volta che è caduto il terrazzino e lei era appena entrata in casa. Cioè, veramente, a ciascuno di noi sono successe veramente tantissime cose che avrebbero potuto portarci via l'esistenza, portarci via questa vita. E invece tutti noi abbiamo nel nostro zainetto dei ricordi, nel nostro magazzino delle cose importanti, momenti in cui siamo magicamente sopravvissuti. Ma sapete cos'è successo a me? Io ho evitato per 2 minuti la bomba di Bologna. Io ho evitato di finire sotto un camion con la bicicletta quando ero piccola, solo perché ho pensato di sognare e ho detto: ma sì, dai, anche se è un sogno, diamo una pedalata in più. E quella pedalata mi ha permesso di essere colpita solo nel fanalino posteriore della ruota ed essere semplicemente buttata a terra. Ma non vi sembrano due cose miracolose? E quindi questo miracolo che è nell'aria, che appartiene alla nostra vita, non ci dà quella fiducia meravigliosa e straordinaria di sapere che c'è sempre una speranza, che c'è sempre una possibilità, che c'è sempre qualcosa di mistico e meraviglioso che ci avvolge anche quando le cose sembrano senza possibilità di salvezza o di speranza? O forse io sarò una tipa strana, anzi togliamo pure il forse, è una vita che me lo dicono che sono strana. Non per niente mi presento come Ellie the Worst, il vostro bastian contrario. E quando mai io dico che le cose sono come tutti gli altri dicono? Ah, magari qualche volta succedesse. Comunque, insomma, a me aver accumulato tutti questi episodi, miei e di altre persone, di tutte queste cose straordinarie, di momenti di salvezza inaspettati, proprio mi ha dato un ulteriore slancio di fiducia nel fatto che la vita veramente ci sorprende ogni giorno con miriadi di situazioni e di possibilità che la nostra testa mai sarebbe in grado né di immaginare e tantomeno di risolvere. Quindi cosa volete che vi dica, cari amici? Salute e fiducia nella vostra vita. E vi ringrazio per avermi ascoltato anche oggi. E spero tanto di avervi dato una scossa di fiducia, perché veramente la vita è straordinariamente grande. State ascoltando Letteralmente Radio by Yoga Network. www.letteralmente.info. Nostro indirizzo di posta elettronica: radio yoga network @gmail.com.